Il tema del limite è stato il focus che ha guidato il corso La Sapienza degli Antichi per la formazione del giovane svoltosi nei giorni scorsi nella sede della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna a San Domenico e al quale hanno partecipato il docente FTER Marco Settembrini, Renzo Tosi del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Unibo e Maurizio Fabbri, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater. Proprio a lui, a margine dell'evento, integralmente disponibile sul canale YouTube della FTER, abbiamo posto qualche domanda sul tema della giornata, a partire proprio dalla percezione del limite come un elemento da scoraggiare per una buona parte del pensiero occidentale attuale. Ma è sbagliato solo per chi abbia concezioni di stampo nichilistico, per cui non ci debbano essere limiti, per cui concezioni di relativismo culturale assoluto, per cui ogni cultura è potenzialmente intercambiabile con tutte le altre, a prescindere da quello che succeda all'interno di ciascuna di queste culture, no? E il limite è necessario, senza limite non c'è fondamento, non c'è fondamento conoscitivo, epistemologico, etico, morale, sociale, culturale. Senza limite non è possibile il dialogo, non è possibile il dibattito, il confronto. Quindi non è possibile vivere senza limiti. Certo, qualcuno pensa che il limite possa essere l'arbitrio, la volontà del singolo, ma qui siamo in pieno nichilismo. A 11 anni dalla rinuncia di Benedetto XVI è venuto spontaneo anche domandare un commento alla storica omelia dell'allora cardinale Ratzinger in cui denunciava la dittatura del relativismo. Beh, andrebbe contestualizzata, perché la cultura dell'io e delle sue voglie, o meglio dei suoi bisogni, si contestualizza dentro una cultura dominante che è quella del consumismo, no? Il consumismo è spesso aetico e amorale. Sono meno d'accordo sul fatto di fissare dei limiti in via definitiva, perché il limite ha bisogno di contestualizzarsi, ha bisogno di aggiornarsi storicamente, ha bisogno di ripensarsi in funzione di priorità che non possono essere pensate una volta per tutte. Certo, gli imperativi categorici di Kant sono eticamente insuperati e insuperabili. I valori, gli ideali di fratellanza e di rispetto dell'altro, a prescindere dalla sua posizione sociale del cristianesimo, è un ideale eticamente insuperato e insuperabile. Dopo poi però c'è anche l'altra faccia della medaglia, no? Quali sono i frangenti storici, i problemi che si incontrano, le priorità che si impongono, a prescindere dalla pura applicazione, radicale applicazione di questi valori, che sono, proprio perché sono storicamente insuperati e insuperabili, non sono sempre di facile applicazione. E se è vero che non si dovrebbe mai avanzare paragoni fra epoche storiche diverse? Siamo a valle di processi di emancipazione che non hanno precedenti nella storia. E questo la rende non facilmente comparabile con le epoche precedenti. Siamo al tempo stesso in presenza di tentativi molto forti di far girare all'indietro l'orologio della storia, no? Le utopie sono state sostituite dalle retrotopie. E qui allora abbiamo tanti, tanti esempi. Se penso ad esempio ai totalitarismi di inizio Novecento come tentativi di bloccare processi di evoluzione e di emancipazione in atto che non risultavano facilmente arrestabili ma che però potevano essere rinviati. Certo, il tratto di globalizzazione, di radicale pluralismo, di meticciamento, di contaminazione delle culture. Allora possiamo tornare al 1492, la scoperta dell'America, il Rinascimento come momento di fuoriuscita, no, da un'epoca molto molto più chiusa e che era quella appunto del Medioevo. Un'epoca più portata verso il
pensiero monocratico che verso quello plurale pluralistico.